Trani, la cattedrale, in riva al mare, come fosse da poco uscita dall'acqua, magica, un vero splendore e uno dei più rappresentativi antichi esempi di architettura romanica pugliese. È anche detta la regina delle cattedrali di Puglia, anche se la Puglia è ricchissima di grandi cattedrali bellissime. Il suo stranissimo, particolare colore roseo chiarissimo, quasi bianco, deriva dal materiale di costruzione usato, la pietra di Trani. Mi piace molto il suo vistoso transetto coronato da un'elaborata cornicione. La chiesa fu iniziata nel 1099, fu consacrata nel 1143 per essere definitivamente completata attorno al 1200. Hanno messo parecchio tempo, ma hanno fatto una cosa assolutamente straordinaria. La porta centrale in bronzo, opera di Barisano da Trani, fu realizzata nel 1175 ed è uno dei più interessanti esempi del genere nell'Italia meridionale. L'originale di questa porta, praticamente ancora intatto, è però ora esposta all'interno della chiesa, mentre al suo posto è stata collocata una fedele replica. Ah.